con super guest star oggi, Tomas. Oggi è una sorpresa, eh? Mio pupetto, sì, oggi è una sorpresa perché gli ho detto: vuoi filmare un video con me? E hai detto sì. E poi, ovviamente sì, come sempre. E poi gli ho detto: ma vuoi sapere di che cosa si tratta? E tu mi hai detto no. No, surprise. Infatti, sì, sorpresa. Quindi adesso dovrò darti questa notizia. Allora, tu hai già visto cosa ho preparato qua. Ci sono un sacco di scarpe. Dimmi secondo te perché. Cioè, hai visto? Che idea ti sei fatto, ecco? Mi sono fatto l'idea che sceglieremo un paio di scarpe per andare fuori stasera. Ah, sceglieremo un paio di scarpe. Giusto, per me. Ci sceglierai. Quindi tu sei qua per scegliere. Io sono qua solo per scegliere, sì. Ah, quali scarpe dovrò indossare stasera? Sì, sì. Beh, non sarà proprio così questo video, diciamo. Praticamente io ho portato tutte queste scarpe qua e tu dovrai indovinare il prezzo di ogni scarpa. Quindi niente uscita stasera. Questa sera è solo indovinare i prezzi. Sì, mi okay. Dispiace. Mi dispiace, è così, ti è andata male. Pensi di sapere i prezzi circa più o meno? Pensi di essere, cioè di sapere tutto? Oppure sei proprio in acque alte, come si dice? Sono in acque alte, però diciamo che comunque onesto, so, apprezziamo. Sono in acque alte, però diciamo che so quanto valgono le scarpe, ecco. In generale, sì. O sai quanto valgono queste? No, sono in generale. In generale, va bene. Allora, adesso vedremo se Tomas è davvero così bravo ad indovinare i prezzi, perché lui, dovete sapere, si vanta tanto di essere molto alla moda. Ah no, notare, cioè, piccola parentesi, non so se ve la ricordate questa t-shirt. Questa è la mia t-shirt e io sono tornata a casa e se l'era messa lui. Vabbè, arrivederci. È stato bello, l'ho messa una volta. Io già due volte. E infatti, beh. Con oggi due volte. Iniziamo con queste. Io non dirò nulla perché non voglio darti alcuna informazione che magari ti fa indovinarne il prezzo. Quindi io te le passo, tu le controlli, le esamini criticamente e poi mi dirai secondo te che valore hanno. Allora, premetto, allora io non so che valore hanno queste scarpe. Diciamo che come tipo di scarpa, diciamo che secondo me potrebbe avere un dolore? Beh, fanno male. Un valore, sì. Di, diciamo, non su cose super di marca, diciamo 300 euro. 300 euro? Sì. Non di marca 300 euro? Non di marca 300 euro, sì. Che scarpe compri tu? Non di marca 300 euro, santo cielo. Sì, io dico un prezzo, secondo me, per queste scarpe è circa 300 euro. Circa 300 sì. euro? Vedremo, sto cercando il prezzo. Beh, hai sbagliato di 1-0. Queste scarpe costano 35,99 euro. Non so se si riesce a vedere nulla, in realtà. Io pensavo che ho sbagliato un 1-0 in su. No, 300, no, 35,99. E ho sbagliato di brutto. Io ho detto che secondo me una scarpa del genere, elegante, di marca, costa 350 euro. Cioè, e invece no. Invece no, infatti. Invece cioè, no. Vabbè. Andrà meglio la prossima volta. Queste conosco già, sono poi, un pochettino. Ecco, te pareva. E sono di marca questa volta. Beh, non lo so, magari ti sbagli. Queste ballerine. Guarda, controlla, allora, visiona. Allora, io... Commenta. Io a queste ballerine qua... Sì. Diciamo, secondo me queste qua io le darei comunque 350 euro anche a queste. Cioè, secondo me valgono 350 euro. Però diciamo che visto che sono Valentino, poteva valere di più, per cui 600. 600 euro? 600, sì. 600 euro? Sì, 600. Sei sicuro? Perché sono Valentino, sì. Vuoi cambiare? No. Sicuro? Ti do l'opportunità di cambiare, vuoi... No? 600. Tieni 600? Sì, 600. E devo dire che sei stato molto bravo, 680 euro, bravissimo, bravissimo, oh, bravo, infatti, bravo. Infatti ho detto io perché sono Valentino. Questo sei stato davvero bravo, prima hai detto 300 e poi invece hai detto no, perché è Valentino, allora tac, e quindi bravo, devo dire qua mi hai stupito, non me l'aspettavo. Infatti lei voleva che cambiassi. apposta. Non l'ho fatto vedere. Ok, ballerine. Queste sono ballerine, si chiamano Spring. Call it Spring. Si chiamano Spring. Allora, diciamo che
Adesso, vedendo la marca di queste di queste scarpe qui, diciamo che le darei un prezzo come ho sbagliato la prima. Praticamente piace che ti impegni proprio. Sì. Ti stai proprio impegnando e ti stai scervellando. 70 euro. 70 euro? Sì. Aspetta che 70 euro. E sono stato simpatico, eh. Ah, sei stato simpatico? Puoi dire anche 25. Che è adesso qua? Insultiamo le scarpe. Allora, queste sono ballerine rosa che ho preso da ASOS e costano 47,99, ma adesso sono in saldo a 23,49 sul sito. Infatti, ho detto 25, infatti. Sì, e sei stato molto bravo. Dai, 47,99, diciamo che ti sei avvicinato, non tantissimo, però ti sei avvicinato, sei stato bravo. Diciamo che comincio ad intivare un po' i prezzi. Intivare? Sì. Sì, non ti sei fatto fregare. Mannaggia. Non commento perché non voglio aiutarti, visto che già sei troppo bravo per allora ti dico subito Chanel. Allora qua siamo come prezzi, siamo intorno, cioè siamo vicino ai prezzi del Valentino. Sicuramente siamo vicino ai prezzi del Valentino. Diciamo che così qua non lo frego più. Chi ti dice che sono Chanel? C'è scritto? C'è scritto qua. Secondo me qua il prezzo ovviamente sarà sicuramente alto. Però non so se metterlo circa. Mi piace perché Tomas già ha capito che sei Chanel. Circa come quello di Valentino. Prezi. O più alto. Vediamo più alto stavolta. 900 euro. 900. Sei molto bravo. Ahimè, perché io speravo di farti fare una figuraccia, invece tu le sai tutte. Forse una volta t'ho fregato. Però questa ballerina effettivamente Chanel, speravo ci fosse solo il logo con doppia C, invece no, c'è proprio scritto lettere cubitali Chanel, quindi cioè per forza lo vedeva. Costano 620 euro. Ho sbagliato quindi. Beh, tu hai detto 900, sì. Beh dai, però non è che hai detto 15, nel senso. No, allora era giusto avvicinarsi al prezzo che ho dato al Valentino. Prima. Sì, non mi ricordo quanto erano, però sì. 600. Ah, ok, allora 600, siamo là. 680 dalla prima. Siamo lì. Come ti sembrano? Descrivile. Dici queste, che cosa ne pensa, maestro, queste con sono, la t-shirt Gucci. Queste sono un paio di scarpe molto eleganti, diciamo di... Ah, però sono ASOS, quindi diciamo non sono proprio di livello... Tu che ne sai cos'è ASOS? Ma bon, però diciamo che non è Valentino, ecco. Oppure, e chi ti dice che non è Valentino? Per me non è Valentino e non è Chanel. E diciamo che ASOS ha un livello... Ti sei fatto una cultura con me, tu ammettilo. Ammettilo! Allora ti dico subito, bellissime voce scarpe. Del commesso di Gucci. Bellissime scarpe, spero che le userà tanto perché sono veramente belle. Però mi stanno piccole, non le metto mai. Vabbè, comunque sono veramente belle. Sicuramente queste non mi stanno piccole, pensavo di aver avendo questa scritta ASOS su, sicuramente il prezzo è più basso delle Valentino, delle Chanel, diciamo secondo me 60 euro. Io non sapevo che tu conoscessi ASOS. Allora io qui ho scritto 14,99. C'è da dire però che pensavo fossero di un altro brand e non sono Shein ma sono ASOS, però più o meno forse saranno costate 10 euro 15 euro in più, più o meno se quelle di Shein 15 euro, queste diciamo non mi sono sbagliata, ecco. Quanto hai detto? 60. Beh, secondo me sono costate sui 30, una cosa del genere, 30-35, non mi ricordo esattamente, le ho scambiate per un altro paio che ho. Comunque ti dico ASOS, comunque quando ho visto ASOS ASOS vuol dire comunque belle cose. Però almeno un complimento. No, belle cose, però cose di prezzo minore. Grazie maestro. Grazie maestro. Ti manderò a fare shopping, ti dirò vai e prendi e tu andrai a fare tutto. Allora. Descrivi, raccontaci. Infatti sto vedendo la marca che non riesco a capire qual è. Loci Boot, così. Loci Boot ci sta, ragazzi. No. A me piace molto Loci Boot, penso sia il brand migliore in assoluto. No, e chi non ha un paio di Loci Boot a casa? Adesso diciamoci la verità. No, aiutami, sì. Cosa scrivi qua? Non lo so.
Non lo so. No, comunque ti dico subito. Dimmi secondo te, descrivi. Secondo me, allora, queste sono un bel paio di scarpe e sono... disintegrate qua dietro, me ne sono reso conto in questo momento. Ecco, infatti questo vuol dire che sono disintegrate qua dietro, vuol dire che anche valgono, diciamo, poco. Infatti secondo me queste qua valgono pochi soldi. Infatti secondo me siamo sotto i 50 euro. Sono sicuro. Vai. Sei sicuro? Perché non vedo la marca. Sei sicuro? Non capisco questa marca. Sotto i 50 euro, ma devi dire quanto? 30. 30 euro? Sì, 30. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Vuoi cambiare? Neanche molto. Sei sicuro? Quanto, 30? Sì, 30. Questo sandalo costa 695 euro, ragazzi, di Louboutin, famosissima suola rossa. Louboutin, Louboutin, così detto. Costano 695 euro, il modello è Susanna. Beh, questa non potevo sapere. E io mi sono resa conto, musichetta triste, per cortesia, che le ho disintegrate dietro, ho rotto praticamente il tacco. Beh, si puoi ancora usarle, dai. Sì, sì, certo. Comunque queste non valgono niente, io sono sicuro. Queste 30 euro. 695. Vuoi dire qualcosa di questo flop clamoroso? Allora, dovevi capire, ragazzi. Allora, arrivederci. Intanto il primo sbaglio mio. Ed è l'unica cosa che non ho visto, perché non riesco a capire qua cosa scrive. Infatti io chiedo, c'è scritto Louboutin, infatti sapevo che questo scrive Louboutin, non vedo. Lo so, per questo non te l'ho pronunciato, scusa, è troppo semplice, devi conoscere il logo, ma la cosa più chiara è che se c'è la suola rossa, sono Louboutin. No, perché è ovvio, se era... Hai perso punti. Quanto costano? 695. Infatti. Beh, l'hai chiamato ho visto qua. Non so come. Scrive solo Paris, ho detto boh. scusa, Paris, c'è mica scritto... Io pensavo a Paris, ho detto boh, sarà qualche... Sottomarca... Io spero che Christian Louboutin non veda mai questo video. Io mi scuso, maestro. Queste vi dico, già penso di conoscerle. Infatti siccome queste sono di marca. Ah sì, beh, ovvio, Gucci. Queste qua, diciamo, e che ho preso pure quelle con il logo almeno 600 euro. Almeno 600. Sì, secondo me queste valgono 800. È difficile fregarti. 800. È difficile, però ci sono riuscita. Ma se vedo scritto. Infatti, ma io ho scelto quelle che si vedeva di meno. Quanto hai detto? 800. Sei sicuro? Sicurissimo. Vuoi cambiare? Se mi dice così vuol dire che sono vicino. No, prima te l'ho fatto ed eri in mare aperto. Vai, sì, 800. Sei sicuro? Sì. Accendiamo. 595 ci sei andato. Prima hai detto 600, poi hai detto no, 800. Però l'avevi azzeccato. No, sì, sono Lucassini Gucci. Io però li presi ad outlet e li ho pagati molto meno. Ci sei andato... No, non vicinissimissimissimo, però comunque... Comincio comunque a vedere che praticamente che le scarpe, diciamo quelle di marca, costano sui 600. Perché sì, ho visto già un tre paia sotto le 600. Sì, vero. Valentino, Louboutin e Gucci, 600. Invece il resto... Sotto i 50. È vero, non c'è una via di mezzo. Non c'è 100 o 200, cioè o 600 o 20 euro. Sì, io. Vediamo cos'è qua. Vediamo la marca. Subito va. H&M, questo vuol dire già più basso come livello. Diciamo allora, la bellezza delle scarpe sono comunque belle. Però non sono di marca alta, quindi queste qua le mettiamo sotto i 50 euro. Questo vuol dire 40 euro. 40 euro? Sì, 40. Sei sicuro? Sicurissimo. Sei sicuro? L'accendiamo? Accendiamo. L'accendiamo? Sì. Ballerina H&M, 9,99 euro, ragazzi, le ho prese tipo 5 anni fa, 6 anni fa, sono perfette, le amo, sono comodissime, indistruttibili, ragazzi, 9,99 euro, super consigliate, non so se le fanno più così, forse io ho preso le uscite di ballerine indistruttibili, però fatto sta che 6 anni, pioggia, vento, eccetera, eccetera, sono perfette. Bravo però, È l'unica cosa che ho sbagliato è il Louboutin, perché non ho detto.
che non ho letto. Anche qualcosa in altro, però diciamo che hai soddisfatto, sei andato oltre ogni aspettativa, devo dire, anche se la gaffe della Suora Rossa è del dire ma sta roba solo Lubutin sbagliato, non capivo cosa scriveva. Io ti passo e tu controlli e tu dici, perché appunto non voglio darti troppi aiutini. Weizmann. Se ricordo bene, queste sono un paio di scarpe che costano. Dal nome così mi sembra interessante, però non... Ti sembra interessante? Sì. Cioè? 700. 700? Non so, Weizmann mi sembra un nome più famoso, così vediamo. Sei sicuro? Allora... Vuoi cambiarla? Allora... O 30 o 700. Spiega, questo non l'ho capito. O 30 o 700? Sì, allora, se, cioè... se di marca alta 700. Invece se... Ah, perché abbiamo stabilito che siamo... Sì, invece se di... di livello, diciamo, non alto. Ma sono o non sono di livello alto? Non so, non riesco a capire, perché questa marca qua non me la ricordo. Mi sembra di sì. 700 euro. 700 euro? Sì. L'accendiamo? Accendiamo. Questi stivali Stuart Weitzman, io speravo di averti fregato, perché poi hai detto 30 euro, ho detto sì, e invece poi ha cambiato idea di nuovo, costano 840 euro. Come ti sei ricordato tu del nome Stuart Weitzman, che li ho comprati tutti da sole al computer online? Perché mi ricordavo un po' del nome, però non ero sicuro. Non mi aspettavo che tu ti ricordassi di questo nome Stuart Weitzman. Ti dico subito in triestino una cosa. Dimmela in triestino, vai. Te frego. Te me freghi? Vai, raccontaci allora, però. Allora, devo subito leggere la marca per vedere. Guarda questo. Allora, qua già non c'è la marca. Oh! Tu smetti di insultare le mie scarpe. Devo vedere la marca dentro. Addirittura siamo proprio a livelli professional. Cosa stai cercando? Puoi far vedere in videocamera cosa stai facendo cortesemente? Grazie. Sto mostrando l'interno. Stai mostrando? Per vedere se si vede la marca. Ah, ok. Ah, sì, qualcosa c'è. Beh, adesso il tempo è scaduto, senti. Non è che possiamo stare qua fino a domani. Dovete sapere che Tomas soffre tremendamente il solletico, io mi diverto tantissimo. Ok, ho visto. Cosa hai visto? Fai vedere a casa questo stivale. Questo stivale qua? Sì. Diciamo, non costa tanto perché è il livello più basso. E l'hai capito da cosa? Della marca che non c'è, che non c'è. È Asus. Asus? Sì, Asus. Un mouse, un computer. Allora, Asus. 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 E quindi quanto costa? Quindi costano 15 euro. 15 euro? Ammazzo, proprio, cioè o 700 o 15. Sì, o 15. C'è una via di mezzo. Beh, questo stivale Asus, mannaggia te che conosci Asus. E 47,99. Beh, 50. Dai, hai capito la fascia, però diciamo che ecco, 15 un po' poco, oh, okay, un okay, stivale okay. Che va fino sopra al ginocchio, okay, praticamente. Okay. Però bravo, 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 devo dire. Fin troppo. Dammi ancora, dai. Ah! Controlla, guarda, dici. Allora, vi dico subito, già qua la suola è rossa. Infatti io mi sono sbagliata tantissimo prima a dire il fatto della suola rossa, perché adesso praticamente 600. Dovevo stare zitta e non mi sono ricordata di averne messo un altro 600. Paio. 600? Sì, forse anche 700 però. Sei sicuro? Sì, sì, sicurissimo. Però guarda che queste non erano tutto stivale, tutto così grande, sei sicuro che è così poca la differenza? Sì, sì. Quanto? 700. Ah, non è che... Sì, tu hai visto solo della suola rossa, perché sennò non avevi la più pallida idea, avresti detto 30 euro come quelli di Asus. Non leggevo dentro, questo è il problema, non leggevo dentro.
Beh, questi stivaletti Louboutin costano 925. Quindi ho sbagliato. Ti ho aiutato davvero quando ti ho detto guarda che forse la differenza è un po' più alta rispetto a forse cosa. Volevo aiutarti. 925 euro. Io l'ho aiutato, io so già da solo queste cose qua. Beh, senti, guarda che non è che l'hai preso, eh. Cosa hai detto tu, 600? Io ho detto 700. 600? 700? Prima ho detto 600, dopo ho detto 700. Sì, e dopo 800 quando sentivo. Non lo per dire. 925, sei troppo bravo, senti, smettila! Devo dare alta, eh? Sì. Allora, queste, dico subito che sono già a livello più basso. Perché? Nel senso, bellissime scarpe. In che senso sono a livello più basso? Bellissime scarpe. Racconta. Bellissime scarpe di moda e anche diciamo, molto... Cosa? Molto basta, elegante. Questi erano gli aggettivi molto che abbiamo oggi, grazie. Ma diciamo come marca, si chiama Public Desire. Questo vuol dire... Scusa, perché non è una... Secondo me questa marca è una marca di 30 euro. 30 euro? 30. Sei sicuro? Neanche 5 in più. Neanche 5 in più, e invece proprio 5 in più, 34,99. 34,99. Ma scusa, ma come fai a sapere? Non c'era scritto ASOS, c'era scritto Public Desire. Sì, basta. Cosa basta? Ancora meno. Se vedo Public Desire, ho detto boh, forse Public. Altro? Questo vi dico subito che è Louis Vuitton. No, tieni. Ah no, Valentino, allora, Valentino, scusa, no, non gli dico Valentino, sì. Valentino, questo vuol dire comunque, diciamo, costa 600, ti dico subito. 600? 600, 600. 600? 600. Sei sicuro? Sicurissimo. Vuoi cambiare? L'accendiamo? Accendi. Di che colore, verde o giallo? Cosa? No, nel senso, se sei sicuro. Sei sicuro? Verde. 600? 600. Vuoi cambiare? No. Sicuro? 240 euro. Veramente? Sì, perché sono in PVC e sono ciabatte da bagno, quindi insomma 240 euro. Sono Valentino, ma insomma non costano 600 euro. 240 euro. Mi hanno fregato stavolta, cavolo. Pensavo 600. Almeno una, scusami, cioè sei stato bravissimo, le hai indovinate tutte, io non ho parole. Uno, non sapevo conoscessi Stuart Weitzman. Due, non sapevo che conoscessi ASOS. Quando ti parlo di sta roba non te ne frega mai niente. E poi arrivi qua, sai tutto. No, ASOS conosco, meno male, conosco, però... E lo butta in pure. Però io dovevo sì. Dirti il fatto della suola rossa. Ma no, sì, perché sennò non lo sapevo. No, sì. il discorso non è la suola rossa, il discorso è... Non la scuola rossa. Scusa, non è della suola rossa, è questione che mi hai detto Louboutin. Se io sento questo nome. Vabbè, ma poi gli altri hai visto che sono rossi e basta, mi sono fregata. Oh, dammi altre. No, basta, cosa vuoi? Tanto le sai tutte, cioè è inutile. Questo è quanto per il video di oggi. Bene, questo è quanto. Ti sei divertito? Sì, molto. Mi piace molto queste cose quando intivo. Quando intivi? Vabbè, allora ne faremo altri. Se avete richieste, scrivetecelo nei commenti. Abbiamo fatto il video sulle borse, abbiamo fatto il video sulle scarpe. Che cosa possiamo fare ancora? Il video sugli abiti, sui vestiti? Potrebbe essere un'idea. Scriveteci se vi piace. Ti piacerebbe indovinare il prezzo degli abiti, dei vestiti? Qualsiasi cosa. Tanto indovini tutto. No, beh, sugli abiti dovrei... Ah, ecco, qui già mette le mani avanti. No, sugli abiti dovrei imparare un po', dovrei vedere un po'. Ah, quindi ti fai una cultura nel mentre. Sì. Questo è quanto. Noi vi salutiamo. Io sono ancora perplessa e scioccata per la bravura di Tomas, non me l'aspettavo, devo dire. Adesso, andiamoci. Insomma, non esageriamo che il divano non è tanto comodo. Beh, quindi questo è quanto. Niente, vi mandiamo un bacio enorme. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao. Ciao.